Consiglio si portava in seconda convocazione questa mozione di cittadini in comune sulle politiche abitative, poi avete comunque respinto, anche se il PD, in realtà il capogruppo si è astenuto, quindi il PD diciamo ha votato diversamente. Guardi, allora, il Partito Democratico ha sempre una linea univoca. Oggi purtroppo ci sono state delle piccole incomprensioni che comunque discuteremo con molta serietà all'interno del Partito Democratico, ma sono sicuro che troveremo la soluzione a tutte le altre cose per le prossime e future consigli comunali. Perché non votare questa mozione che in fin dei conti va sulla stessa linea di quanto fatto? Ma guardi, la risposta è semplice. L'amministrazione comunale ha già posto in essere queste attività. Basti pensare ai bandi del PNRR che sono stati finanziati per il comune di Teramo, che prevedono circa un totale di 2 milioni di euro appunto per questa soluzione. Quindi strumentalizzare qualcosa che l'amministrazione già sta portando avanti con buoni risultati mi sembra una cosa di cattivo gusto. Poi, in estrema sinergia con la Regione Abruzzo, basti pensare che la legge regionale proposta al consigliere Pepi insieme ad altri consiglieri del centro-sinistra per i sensi fissa dimora è una sinergia che sta andando avanti sia per il comune di Teramo sia per la regione.